Terrone, soprattutto al Festival Internazionale dell'Arte Global Art della dottoressa Rosa Di Donna. Siamo qui per la terza tappa internazionale, siamo a conclusione di Verifica Progetto, la cui partecipazione vede in attivo il critico d'arte Pasquale Di Matteo, che ringraziamo vivamente perché grazie a lui e grazie soprattutto alla prestigiosa società giapponese Reisha, che ha sede a Osaka, c'è stata questa bellissima esplosione al colonnato della provincia. E soprattutto c'è la performance di Rosa Di Donna, che si chiama Amaterasu, che vuol dire Dea del Sole, ed è proprio dedicata, è la Dea del Sole, è dedicata al Giappone, interamente al Giappone. Mentre la voce narrante, tutta la scaletta degli attori e degli artisti è curata dal nostro attore Vito Amati. Inviterei il nostro critico d'arte Pasquale Di Matteo. Grazie di essere qui con noi, buonasera. Grazie, grazie Amalia, grazie, grazie a tutti, buonasera a tutti. Questa è una mostra che, diciamo, è un ciclo che si conclude, è l'ultima tappa di un ciclo cominciato il 6 di aprile alla Sala del Colonnato del Palazzo della Provincia di Bari. E io rappresento in Italia un'associazione che si chiama, una società culturale artistica giapponese che si chiama Reijin, che ha sede a Tokyo, Osaka, e ho proposto ai giapponesi di fare una mostra a Bari. Passo la parola a Vito Amati, e sarà l'attore dopo, Franco Di Filippo, a leggere Amaterasu, che appunto è il preludio alla bellissima performance che vi attende. Intanto buon divertimento da me, Amalia Perrone. Vito Amati. Grazie, buonasera a tutti. Allora, qualche parola per definire, per inquadrare questo mito di Amaterasu. Innanzitutto la rappresentazione di questa sera vuole essere un omaggio al Giappone, alla sua cultura. Il mito di Amaterasu, come diceva la nostra Amalia, riguarda una dea nello specifico, che è la Dea del Sole. È un mito che è fondamentale per la cultura giapponese, soprattutto per la filosofia shintoista. È un mito che praticamente è comune anche ad altri miti, specialmente, voglio ricordare, e potrebbe essere assimilato a quello greco di Persefone, Proserpina per i latini. Quindi il mito che in realtà parla di morti e di rinascite, quindi di questo ciclo, di questa ciclicità della storia. Ed è talmente importante per la cultura giapponese che addirittura in tempi recenti è stato realizzato un manga, un cartone animato, forse qualcuno lo conosce, Naruto. Ecco, Naruto prende proprio spunto da questo mito qua. Comunque, questo era l'omaggio che la Global Art ha voluto rendere al Giappone, naturalmente contaminando questo mito stesso dalla performance di Rosa Di Donna e dal taglio artistico che lei ha voluto dare. Grazie e buona visione. In origine era il grande dio Izanagi, che dall'amata Izanami aveva avuto il suo primogenito Susanoo, dio dell'aria e delle tempeste. La tristezza del grande dio era mitigata dalla presenza del proprio nipote, Ninigi no Mikoto, al quale sarebbe toccato un grande e glorioso destino. Trova pace nel grande giardino celeste, accompagnandosi alla sua corte e agli altri kami celesti.
nata dalle lacrime del grande dio Izanagi, che piangeva la morte della sua amata, ecco comparire la dea Amaterasu, simbolo di luce pura e speranza per il mondo. Appariva ad ogni alba nel cielo ed inondava di luce tutti gli esseri viventi. Grandi benefici portò agli esseri umani. Insegnò loro a coltivare il riso e il frumento. Fece conoscere il baco da seta e mostrò loro come si tesse con il telaio. È stata lei a preparare la risaia nel giardino celeste, che avrebbe donato agli uomini. Ed ecco, Susanoo, dio della tempesta, suo fratello, dal carattere veramente ribelle, per fare dispetto alla sorella, distrugge la risaia. Furibonda nell'acqua. Ella si sentì talmente oltraggiata da ritirarsi in una profonda caverna, facendo sprofondare il mondo nelle tenebre.
galli non potevano più cantare al mattino, l'alba non poteva più giungere a rischiarare l'oscurità, il rosso del tramonto non poteva più manifestarsi la sera, gli alberi non portavano più frutto e tutto era avvolto dalle tenebre. Gli altri dei la pregavano incessantemente di tornare, ma invano. La dea Ama no Uzume, chiamati a raccolta gli altri dei, fece appendere ad un albero vicino alla caverna uno specchio e un diadema sacro ed organizzò una grande festa alla quale parteciparono tutti gli altri dei. Durante la festa, Ama no Uzume si esibì in una danza erotica che causò un grande clamore tra gli altri dei. Amaterasu allora, sentita la confusione, manda fuori dalla caverna la sua ancella. Incuriosita, Amaterasu esce dalla caverna. Accortasi dello specchio e del diadema sacro, si avvicina per specchiarsi ed in quel momento prende consapevolezza di sé.
mio peregrinar naufraga nel buio. Pensieri vorticosi rivolti all'oblio vagabondano gelidi tra le note del tempo. La flebile immagine del mio naufragar sostiene l'inganno di mio fratello, dell'esser presente, e impone uno sforzo a regger quel buio, sedicente di attimi vani, dispetti e invidia accecati dall'odio nel nulla, pronto a perire l'intera umanità. L'inutile attesa avanza insolente, malandrina illusione si burla di me, sospinta dal vuoto che emerge dal mio profondo. Divento ombra e a fare perire il mio popolo. Tormenti si snodano pensando alla mia terra, mentre il mio cuore mi dice: posso e voglio sputare bagliori e raggi di sole. Io, dea del bene, nel mio girovagare nel buio immortale, pace e serenità vorrei portare al mio popolo infranto, caduta nella completa oscurità. E gli spiriti maligni sono liberi di creare disordini e fame. Celando il presente, rimango assopita. Contando gli assilli, mi difendo atterrita. Il buio lambisco in questo mio peregrinare. La mia pelle muta, trasudo di purificazione, unta dall'olio sacrale. Il sole a questo punto ritornò a splendere e tutti gli altri dei l'applaudirono con grida, canti e balli. E la dea tornò a rivestire il proprio ruolo di cami del sole e della luce. Nello specchio aveva riconosciuto se stessa, il suo vero grande potere di dea benevola, ricevendo così la conoscenza. Susano, invece, rinsavito, divenne un devoto servitore del bene e dopo aver ucciso il potente drago ad otto teste, nelle sue viscere trovò la sacra spada che donò alla sorella Amaterasu.
la dea inviò sulla terra suo nipote Ninigi no Mikoto per pacificare il Giappone. E a lui donò lo specchio, il diadema e la spada sacra, primi simboli imperiali giapponesi che furono ereditati dal pronipote Ninigi, che fu il primo mitico imperatore del Giappone.